Buongiorno, iniziamo la giornata con due fettone di plum cake, sono illuminate da un raggio di sole e forse non si vede bene, però è davvero squisita come torta, è la torta al cocco che vi avevamo promesso, magari provo a mettermi qua, ecco qui si vede decisamente meglio. Era la torta al cocco che vi avevamo promesso in una diretta, l'abbiamo fatta sotto forma di plum cake, è favolosa, davvero sofficissima, l'interno è molto molto morbido, leggermente umido e è una torta che ho rifatto già parecchie volte nel giro di pochi giorni perché mi piace davvero tantissimo. E stamattina sto cercando di resistere alla tentazione di spalmarci sopra questa marmellatina che è tra le mie preferite, come i gusti della Rigoni, questa all'arancia amare, che poi col cioccolato si sposa davvero benissimo e mi sa che un pochino ce la vado a mettere. Comunque, questa è la mia colazione, penso che poi mi farò un tè o semplicemente dell'acqua fresca col limone. Come spuntino prima del pranzo mi vado a mangiare un po' di frutta fresca, una pera e una mela. È semplicissimo, però ho davvero bisogno di qualcosa di fresco e leggero oggi, mi va così. Quindi un po' di frutta e tra poco si pranza. Per pranzo ho preparato questa pasta con il sugo di pomodoro molto molto semplice e un po' di funghi che avevo avanzati in frigo da ieri. Ho messo in una bella padella la salsa. Per la salsa ho utilizzato in questo caso un barattolo di polpa e un barattolo di pelati che poi ho tritato bene e ho condito tutto quanto con olio d'oliva. Ho aggiunto un pochino dell'aglio in polvere che utilizzo di solito nelle ricette, ovviamente sale e una spolverata di peperoncino. Adesso vado ad aggiungere un pochino di questo cipollotto che ho tritato. Queste sono le foglie, non è la parte bianca, ma è appunto come vedete quella verde che io non butto mai, ma devo dire mi piace tantissimo, molto di più della cipolla. Lo vado a mettere dentro e adesso lascio cuocere bene a fuoco dolce, magari coprendo con un coperchio. Dopo qualche minuto ho aggiunto i funghi. Adesso do una mescolata e continuo a far cuocere ancora per un pochino in modo che soprattutto il cipollotto si sciolga bene. Ho aggiunto la pasta, mantecato un pochino e il pranzo è pronto. Purtroppo la luce è pessima e mi dispiace tantissimo perché il frullato ci perde davvero tanto, però nella realtà diciamo ha un colore aranciato molto molto delicato, è tipo un pesca ed è davvero carinissimo. Per prima cosa vado a tagliare le banane, quindi tolgo la buccia. Purtroppo queste banane non sono molto molto mature, però vi straconsiglio di fare questo smoothie con le banane mature, magari anche leggermente passate, nel senso che tante volte si trovano anche in offerta delle banane che sono molto mature, tutte ammaccate, molto nere. Ecco, quelle sono perfette perché sono dolcissime, in realtà non sono assolutamente da buttare, anzi sono molto più buone. E poi le vanno benissimo non solo per queste ricette come questi smoothie o gelati, quindi cose fredde, ma vanno benissimo anche per tipo il banana bread, quindi torte, muffin, eccetera, eccetera. Allora, mettiamo nel sacchettino. Io cerco di mettere le fettine tutte sullo stesso piano in modo che in congelatore si rassoderanno prima. E vado a congelare. Ho tirato fuori un nuovo elettrodomestico, questo ce l'hanno mandato, l'ho sballato proprio adesso perché ero curiosissima, dato che aveva il blender, ero curiosissima di provarlo e adesso insomma lo proviamo un po', poi vi diciamo come ci troviamo. Anzi, approfitto per ringraziare Panasonic che ce l'ha mandato. Qui abbiamo la banana che nel frattempo si è congelata, quindi la vado a mettere dentro. Ecco,
aggiungiamo l'arancia che ho tagliato a pezzi. Magari fate attenzione a togliere bene la buccia, in questo caso togliere un po' anche di parte bianca. Aggiungo adesso lo yogurt greco, va bene anche lo yogurt normale, io utilizzo quello greco perché è un po' più compatto e mi piace di più. Va bene anche se avete degli yogurt aromatizzati. Adesso ci metto una spolverata di cannella, che con l'arancia ci sta sempre benissimo, poi fa bene. Voilà. E il nostro frullatone all'arancia è pronto, guardate quanto è cremoso. Buono. Per cena ho deciso di fare le baked potatoes, che sono in pratica le patate cotte al forno e ripiene. Io ho scelto broccoli e funghi che avevo in frigo e mi andavano, ci rivedo molto bene con le patate. Poi questa salsina allo yogurt molto molto semplice, preparata davvero in un attimo. Mi era venuta voglia dal viaggio che ho fatto ad Amsterdam qualche tempo fa, perché andavano tantissimo lì questi patatoni ripiene, le vendevano proprio a modalità street food. È un'idea molto molto carina e sono nutrienti, sane, se ovviamente non si fanno con un chilo di burro, e a me piacciono davvero tantissimo. Vi faccio subito vedere come le ho preparate. In una padella ho messo i broccoli e i funghi, tutto quanto fatto a pezzettini piccoli. Adesso vado a condire con un pochino di olio, un pochino di sale. Aggiungo la mia classica spolveratina di aglio in polvere, e ultimamente non riesco a cucinare senza, devo dire. Aggiungo anche un pochino di curry. Non esagero con il curry, perché anche se questo è senza aglio e ha comunque tutte quante spezie all'interno che mi piacciono molto, rimane comunque molto forte, quindi ne metto poco. E aggiungo però un pochino di peperoncino. Diamo una mescolata e facciamo ammorbidire tutto quanto. In questa ciotola ho messo lo yogurt, sempre quello lì greco che ho utilizzato per la merenda, e ci andremo a fare una sorta di salsetta tipo la panna acida che si mette appunto sopra le patate. Ci vado a mettere un pochino di aceto. Diciamo che più o meno orientativamente come dosi, questi sono 3 cucchiaioni belli pieni di yogurt greco. Ci ho messo più o meno un cucchiaino di aceto. Vado a metterci un po' di olio, e qua più o meno è un cucchiaio, anche due. Ovviamente sale, anche qui un pochino di aglio in polvere, ma qua davvero pochissimo, poco poco di peperoncino e erba cipollina, che ormai si sta ingiallendo purtroppo. Questa è quella di Tiger, la devo comprare nuova. Mescoliamo bene e la nostra salsina è pronta. Ha un aspetto davvero davvero carino. Buona. Intanto qua le nostre patate sono pronte, le ho cotte in forno semplicemente lavandole e chiudendole in un foglio di stagnola, e voilà, vedete che si sono cotte perfettamente, sono morbide morbide, e adesso le possiamo farcire. Io le apro dal cartoccio e lo sagomo un pochino attorno, quindi le servo ancora con la stagnola, perché in questo modo si mantengono un po' più calde. Le apriamo a metà, non vado a tagliare completamente la patata fino in fondo, e adesso con una forchetta vado a scavare un pochino l'interno. Ci vado a mettere un po' di sale e farcisco con le verdure, poi sopra la nostra salsina, e la patata ripiena è pronta. Adesso vado a farcire anche le altre.
E la mia cena è pronta. Non ve l'ho detto prima, ma le patate le ho cotte appunto in questo cartoccio per un'ora a 200 gradi in forno, ovviamente. Quindi sì, ci vuole un pochino perché bisogna avvantaggiarsi un'oretta prima almeno, però poi una volta che avete le patate cotte fate davvero in un attimo, e la farcitura all'interno che noi abbiamo fatto di broccoli e funghi potete farla di qualsiasi cosa, davvero sono molto molto versatili. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così, come sempre, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!